c'è tanta gente che ce lo chiede spesso nei live, ma perché non hai fatto 100%, certo. Perché non hai fatto questo, perché secondo me sono pezzi che, avendo una valenza storica così importante per quanto mi riguarda, devono essere fatti sulla loro strumentale. Adattarli su una strumentale diversa perderebbe proprio un po' il senso del pezzo, e adesso abbiamo questa opportunità e la volevamo fare. Io mi nutro di fastidio come l'uomo metro, porto il dolore, lo porto dentro come melma che mi avvolge il cuore, lo porto in giro con i miei pensieri. Chaos One, Chaos per L Magazine. Oi là! Il motivo per cui abbiamo questo piacere di fare le chiacchiere insieme è il tour di Fastidio. Quindi ti è venuta voglia di riprendere il tuo disco più iconico, sì, e sì, rimetterlo in piedi dall'inizio alla fine come fanno i grandi artisti americani e farlo dal vivo. Sì, sì, allora, considera che io sono molto affezionato alla mia discografia, ci ho lavorato tanto e l'ho in qualche modo costruita in modo che durasse nel tempo, nel senso ci ho impiegato molto a scrivere, proprio perché, e devo dire che da questo punto di vista ho avuto delle buone soddisfazioni, perché comunque tuttora nel mio live porto dei pezzi molto datati e vedo che la gente li conosce, la gente li chiede, e una delle più grosse richieste è sempre stata la discografia di Fastidio, cioè parte di questo disco, che è stato il mio disco d'esordio, di cui però in tempi remoti si persero le strumentali. Più che si persero, in effetti, è che vennero registrate su un supporto di cui non esistono più era il periodo dei lettori, DAT, sì. degli ADAT ancora peggio. Capisco il dramma, per cui si persero, mentre la conversione poi del disco era su CD e si poteva comunque riprodurre, le strumentali erano sull'ADAT, e una volta che non si trovarono più ADAT non si poteva più suonare quel disco lì, per cui sono ma veramente più di 20 anni che non faccio quei pezzi dal vivo. E adesso come fai dal punto di vista delle strumentali? Allora, le nuove tecnologie ci hanno permesso di poter importare il disco originale e estrapolarne una strumentale in ottima qualità, per cui abbiamo di nuovo tutto il disco strumentale, e ci è venuto in mente che insomma potevamo farlo. C'è tanta gente che ce lo chiede spesso nei live, ma perché non hai fatto 100%, certo. Perché non hai fatto questo, perché secondo me sono pezzi che, avendo una valenza storica così importante per quanto mi riguarda, devono essere fatti sulla loro strumentale. Adattarli su una strumentale diversa perderebbe proprio un po' il senso del pezzo, e adesso abbiamo questa opportunità e la volevamo fare, volevamo approfittarne. Cioè, la tecnologia ti ha fregato all'epoca e adesso ti ridà l'opportunità di farlo. Sì, sì, la tecnologia è uno strumento molto, molto complesso. Da una parte ci ha tanto aiutato, perché comunque gli artisti della nostra generazione, l'internet, per esempio, io lo chiamo ancora l'internet, con l'L maiuscola, gli ha permesso di avere una seconda vita, cioè, perché una volta, tu lo sai, registrare, avere un'esposizione radiofonica, era tutto un iter molto blindato, molto selettivo, e noi non facevamo parte di quella selezione. No. Cioè, se non avevi un prodotto radiofonico non ci arrivavi, e per cui venivi tagliato fuori da tutta una serie di programmazione, anche di live, dove avere la gente, perché nessuno sa, cioè non è che ti vuoi chiamare a casa col telefono col tondone. Poi pensare che era un genere invece che della tecnologia faceva il vanto, perché bastava poco per farlo, sì. Tanto stile, però bastava poco come strumentazione. Dipende dal periodo. Io i primi dischi che ho fatto, ancora, per dirti,
uno step ancora prima di Fastidio fu tutta la roba dei Radical Stuff, che venne registrato su bobina ancora. Chiaro. Cioè, ancora, cioè era proprio analogica quella roba lì, e lì era ancora più difficile, perché per entrare in uno studio di registrazione deve avere veramente tanti soldi. Sì. Tanti soldi. Comunque anche già Fastidio, per dirti, Fastidio fu in una... in un punto a metà tra il passaggio dell'analogico al digitale, e stampare il CD costava veramente tantissimo. Sì, paradossalmente più del vinile all'epoca. Sì, sì, tant'è che io mi ricordo che per un anno avevo questo master e non avevamo i soldi per stamparlo. Cioè, perché finiti tutti per registrarlo. Certo. E quella cosa fa parte del fastidio che c'è all'interno dell'album, come concetto, che è un fastidio personale, un fastidio legato a chi ti vede dall'esterno. Ma sai, allora ero un ragazzino, quel concetto, insomma, appartiene proprio a una persona che ha 35 anni meno di quelli che ho adesso, certo, forse anche di più. Sta ancora crescendo. Ma sì, fondamentalmente sì, arrivi a un'età in cui hai preso tanti abbagli, hai fatto tanti errori, sai come si dice, l'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Io ho tanta esperienza perché ho fatto un sacco di cazzate, sia musicalmente che di vita, the slice of life, e insomma ho cercato quantomeno di trarne un insegnamento. A volte ci sono riuscito, a volte no, a volte non lo so, però... Ma che senso ha per te adesso rifare i pezzi di quasi 30 anni fa? È complicato. Immagino. È molto immagino. Complicato, sia a livello tecnico, perché avevo un approccio molto molto diverso da quello che ho adesso. Il rap allora era molto diverso da quello che ho fatto diventare mio. Passo dopo passo, rendendolo sempre un po' più personale, sempre un po' più funzionale alle mie esigenze, che oggi sono quelle di riuscire a esprimere delle cose. Una volta era un po' più ti faccio vedere quanto sì, so bravo, l'abilità. Ti faccio sì, guarda quanto so bravo, cioè anzi io so più bravo di te. Era quella un po' la roba, era l'età appunto in cui hai bisogno di auto referenziarti, certo, perché nessuno se no certo, non faceva, no? Allora poi fa parte del genere, cioè sì, è sempre stato così. Per cui a livello tecnico è un po' più complicato, sto cercando di capire come fare, però stiamo parlando di un disco che ha delle velocità molto superiori di quelle in cui io poi mi sono fermato, che mi permettono di avere un po' più magari di espressività nella modulazione delle frasi, delle parole, mentre lì era un po' più tutto dritto, alto, un po' più strong, cioè, un po' più cioè, d'assalto, proprio, cioè ti arrivo in faccia proprio dritto. E questa roba qua, insomma, non è un ostacolo, ma è una bella challenge. L'altro fattore che sarà determinante, cioè lo è per me, è che appunto io capisco che sia un disco, insomma, che ha avuto un'importanza nella discografia italiana, del genere, perché... Stiamo parlando sempre di un disco underground. Sì, comunque è citato in questo periodo in tanti ambienti. Sì, sì, insomma, cui... mi pare che è nella cosa dei tot dischi più importanti di Rolling Stone. Fu proprio quello. Sì, ti tocca. Se ce n'è un paio d'altri, secondo me, ma è un po' meglio, però vabbè. Il fatto che non li scegli tu. No, è vero. Sono scelto dal pubblico da quel punto. Esatto, per cui è un disco, insomma, che ha il suo peso. Di cui io però sono molto orgoglioso da un punto di vista, e anche grato, perché poi il disco dell'esordio è il disco che insomma ci metti dentro tutto quello che hai in quel momento, però è un disco in cui io vedo veramente forse più errori che pregi, perché
a distanza di anni dici, no cazzo, io qua però perché ho detto sta roba, perché ho, potevo fare così, non potevo, perché ho fatto sto pezzo. Altri invece magari mi stupiscono per il fatto che sono veramente già molto, insomma, molto maturi per comunque un periodo in cui io non lo ero assolutamente. Poi uno dei difetti di quella musica è che non la puoi cambiare se non la snaturi. Però ci sei tu come autore dietro, quindi immagino veramente quello strago interiore di dire vorrei farlo meglio, però quella cosa è talmente così che come fai a snaturare quella ricetta? Non la puoi toccare. Non la puoi toccare nelle velocità, nella tipologia di delivery. No, no, deve essere veramente una bella storia. Sì, è un po'. Però credo che sia però è così. Cioè, il sapersi rimettere in discussione su una cosa che peraltro hai già fatto è veramente un challenge forte. Guarda, questa cosa l'abbiamo già fatta con Karma, sì. Anche quello era un disco che aveva una certa età, per cui molta gente che si era approcciata al genere dopo aveva perso l'occasione di poterla vedere dal vivo ed ebbe un buon successo, però è un disco comunque che è più vicino al presente che non a quel passato, quello è un passato veramente molto remoto per me a livello musicale e devo, insomma, c'ha un po' di prezzi da pagare questa cosa, okay. Perché mi toccherà rivivermi certe atmosfere che hanno poi prodotto, insomma, quel disco che si chiama Fastidio, no? Sì, per un momento facile, no, un po', capito, chissà perché. Ma chi ti accompagna in questo viaggio? DJ Crime, il mio fedele assoluto, infatti è lui a cui dobbiamo il fatto che ci siano di nuovo queste strumentali, si è sbattuto, ha trovato sistemi, tecnologie per riuscire a avere, che sono proprio le originali strumentali di che Fastidio. Meraviglia. E poi lui tra l'altro generazione, diciamo, dopo, sì. Molto giovane, eppure capisce perfettamente quelle atmosfere, a livello sia musicale che umano. Guarda, io penso che DJ Crime sia un genio, ma cioè, sembra che solo di parte perché vabbè, è il mio DJ, però lo penso veramente, è una persona che ha una visione della musica molto 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 completa, molto più, come dire, matura di quanto probabilmente ce l'abbia io. In più è anche molto più attento, ma continua ad ascoltare, a sentire, a cercare, a maturare, a evolvere. Io in realtà credo di essermi fermato su un punto in cui mi trovo molto bene a livello espressivo, non sento più questa grande esigenza di dover, non so, esplorare. Ok. Perché e poi avere Crime dietro vuol dire anche avere un turntablist che sa quando tu devi respirare. Assolutamente, assolutamente. Perché fare Fastidio è anche un gesto fisiologico, no? Cioè di delivery. Io l'ho conosciuto e l'ho voluto fortemente proprio per questo. Lui quando ci siamo approcciati, e lui per la prima volta non aveva ancora sviluppato questa sua, poi che si è dimostrata assolutamente vincente, predisposizione alla produzione, sì. Era semplicemente un DJ, un live DJ che veniva da una serie di esperienze, di battle, di competizioni internazionali dove, certo, si è posizionato in post, cioè ai primissimi posti, e io ho sempre voluto, insomma, cioè per me è abbastanza indispensabile avere un DJ che la musica la sappia manipolare, la sappia anche interpretare dal vivo, perché insomma, dai, questa è una musica che è fatta di quattro cose, se non ci, sì, sono neanche quelle sul palco. Esatto. Sul palco non voglio dire che sia povera da vedere, però voglio dire, se la paragoni a un gruppo rock dove ci sono quattro individui che si sbattono, si agitano e studiano, qui c'è uno dietro un tavolo, uno davanti che fa così, cioè, quantomeno è scarna, se non povera, almeno che il DJ dietro sia uno che faccia dei numeri
Nel frattempo ci raggiunge la notte, no? Yes. Per cui dobbiamo andare verso la luce, o almeno provarci. Io so tutta la vita che provo a scappare, ma mi raggiunge sempre. È così. Per questo vado in moto di giorno. Bravo, esatto, che poi questa roba è... Cioè tu hai detto, no, sono arrivato a un momento diciamo più riflessivo della mia vita, però poi fai delle cose diverse, fuori da quelle che possiamo definire la tua comfort zone musicale. Sì. Dove ti definisci on the run? Ancora fuggiasco, no? Da qualche parte. Sì, sì, ho preso sto nome un po' a caso, però un po' perché avevamo un pezzo con Radical Staff che si chiamava così e un po' perché sì, io quando l'ho cominciato a fare davvero me ne volevo scappare fuori di casa il più possibile, perché in quella casa lì, in quel momento l'avevo molto male e allora, cioè, ho cominciato a girare in moto, ho cominciato anche a riprendermi perché era una roba che già facevo, i miei viaggi e cosa, ho detto ma perché, poi mi sono imbattuto in questo format che è il motovlog, di cui non conoscevo proprio l'esistenza, ne ho visti diversi, mi sono appassionato, ho detto ma proviamoci. E poi lì però sono stati tanti tentativi, molti falliti, molti cancellati, però a un certo punto ho detto dai, forse sono arrivato a un livello quantomeno tecnico, cioè mi interessava avere un buon audio soprattutto, un'immagine anche decente, ma soprattutto l'audio, ci ho smattato un casino finché sono riuscito a portare a casa un risultato che insomma mi stava abbastanza bene. Ho detto adesso parto, voglio farla sta cosa. Giusto. Perché mi salva perché questa cosa della musica per me è un po' oppressiva, come dire. Cioè io dico adesso mi metto a scrivere, chiudo tutto, stacco tutto e per mesi non vedo nessuno, non voglio vedere il sole, chiudo le imposte proprio, cioè... È difficile adesso. È logorante, non è che... Sì, è logorante, ma è proprio... è insalubre. Cioè okay. Io quando esco fuori da questo processo sono straccio, cioè so proprio da buttare. E invece questa cosa mi fa rinascere, perché mi impone, no, di uscire di casa, di prendere aria, di cercarmi posti, sì. Per cui mi faccio anche una cultura su tutta una serie di cose belle che ci sono nel territorio che sto intorno a me, che poi io vorrei cercare di espandere ancora di più. E insomma poi torno a casa, devo mettermi, eccolo lì. C'è la musa che è passata direttamente. E poi mi devo mettere a editare, a fare tutta una serie di cose di cui non sono neanche tanto bravo, cioè sto ancora imparando, che per me portano via un sacco di tempo e mi tengono occupato il cervello, ed è per me una cosa vitale, perché se il mio cervello non è occupato comincia a viaggiare nei posti sbagliati. Sì. Poi c'è questa cosa della musica come viaggio interiore, che non sempre è un viaggio positivo, e del viaggio invece esteriore, che è quello con la moto, che invece ti porta sempre, quando ho visto la puntata zero, che ti porta in un posto alto a guardare il mondo dall'alto, sì. Ho detto, cazzo, ma questa è una liberazione che da caos non avrei mai immaginato, no? No, è così. Io per dirti, non ho concetto di una musica che faccia bene. Ma per me la musica deve far male, perché io se sto bene non voglio fare musica, voglio andare fuori. Certo. Cioè, se faccio musica è perché sto male, è il mio modo di esorcizzarlo questo male, è il mio modo di combatterlo, però lo devi affrontare. E questo ti lascia delle ferite, perché comunque ogni volta che tu entri in quel tunnel di mostri che vuoi mettere sulla carta, li devi affrontare, e questo ti lascia un po' di segni. Poi, e questa è la mia concezione, non è detto che debba essere così per tutti, anzi, ben venga che ci siano delle espressioni di musica, però io non ho questo concetto. Non sei tu. Non sono io, cioè ho bisogno di... perché forse la cosa che riesco a identificare come la più vera, la più genuina, la più onesta è proprio il dolore. E tutto il resto, cioè quel poco che magari non lo è, me lo voglio tenere mio personale, cioè i momenti belli, le cose serene della vita, li vivo, li ho sempre vissute fino adesso nel mio intimo. Adesso poi invece voglio
condividere anche magari appunto sulla moto delle cose che non sono sempre appunto questa tenebra, questo dolore, questa esigenza di entrare sempre di più in questo pertugio che è sempre più profondo, da cui a un certo punto rischi di non sapere più uscire. Chiaro. Per quanto l'hai scavato così in basso. E c'è un fil rouge molto bello, tra l'altro, che è il rumore della moto e il rumore della musica, cioè il suono proprio che ti accompagna, no? Che forse è qualcosa che tiene d'immerato tutto il resto e comunque fa venire fuori te stesso. Sì. Lo sento, quel voice over con il casco, che sono veramente i tuoi pensieri che rimangono in una scatola chiusa. Sì, sì. È molto vivido. Cioè, molto bello. Considera che io, per dirti, tutte quelle cose che riesco, adesso sto ancora provando, adesso siamo alle prime puntate e pian pianino ho visto che cerco un po' di migliorare un po' la comunicazione, perché non è che sia proprio il mio forte. Tutta quella cosa lì probabilmente davanti a una telecamera non avrei avuto molto più difficoltà. Il fatto di avere sto casco, no? di essere comunque ancora più dentro una scatola, e questa cosa mi è un po' la mia armatura che mi permette di poter essere forse un po' più estroverso in queste cose, perché probabilmente davanti, appunto, adesso faccio vlog su un tavolo, no? In un salotto, avrei più difficoltà. Sto giocando alla PlayStation. Non ce la farei probabilmente, perché è un po', insomma, sta cosa del sociale, dell'immagine, mi ha sempre molto un po' angosciato. Cioè, per me anche quella è una challenge, il fatto di dover comunque comunicare le cose, mettersi in gioco, non solo per quello che sai fare, ma per quello che sei. Certo. Perché lì io, insomma, col rap, con la musica, metto tanto impegno, proprio perché può non piacerti quella roba, però il pubblico viene a vederti i tuoi concerti, però io non credo che tu possa dire che non sia una roba di qualità. Chiaro, perché fuori di dubbio. Cioè, è veramente, io la studio tanto quella roba, la lavoro fino all'ultimo dettaglio, fino ogni parola insomma cerca di essere pesata, cerca di essere limata, ma ho tutto un... Mentre quando fai il vlog, no, se vedi che incespico ogni tanto, mi parlo addosso, però sono tutte robe che ho detto le voglio lasciare, pancia, perché, no? Sì, perché insomma è quella parte, cioè non genuina, perché anche la musica è genuina, però è più spontanea, è un po' più libera, un po' più istintiva, cioè cerco di non avere questo bisogno estremo di essere così in controllo della roba. Certo, mi piace comunque avere il controllo di quella cosa, anche perché lo faccio totalmente da solo. Sì, sì. E poi la moto è una cosa che si guida. Dai, sì, tu la traiettoria. Sì, 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 sì. Ma guarda, è stata una rivelazione per me, una sorta di epifania, perché proprio mi ha cambiato molto. Certo. Sia la vita che il concetto di tante cose diverse. Chiaro. E si legge tanto anche il post pandemico, che è un po' l'attualità. Cioè, c'è bisogno di ognuno di noi di vedere l'esterno in un'altra maniera, di viverlo, di raccontarlo, di portarselo a casa nei ricordi. Sì, perché guarda, quello è stato un periodo, immagino, per tutti. Certo. Perché ne ho sentite di ogni, ma io devo dirti che in quel periodo lì mi sono veramente sgretolato per tutta una serie di problemi pre-Covid che già mi portavo dietro, ma il Covid ha tirato una grossa mazzata, mi sono ritrovato insomma in posti brutti, non solo mentali ma anche fisici, proprio in un ospedale con flacconi e altri cazzimme che non ti sto a dire, e insomma grazie al fatto di poter insomma impegnarmi nel costruire qualcosa che non fosse appunto così cerebrale, così alla ricerca del blu, del nero, della musica, invece qualcosa che mi permettesse di uscire di casa, di tenere sempre la testa impegnata in un'attività più solare, più alla luce del giorno, più insomma, mi ha molto fatto bene,
continua a farmi bene. Bello vedere che alla fine c'è un bilancio nelle cose, no? Cioè, hai cominciato a guardare anche all'altro piatto della vita, no? E a mettere pesi anche lì, in modo da fare stare insieme tutto. Ci sto provando. Il mio è sempre un tentativo, cioè alla fine insomma, il lieto fine si vedranno alla fine. Io sono ancora all'inizio, per cui vedremo come si svilupperà, però è una cosa che comunque continuerò a fare finché mi darà piacere fare, finché non sentirò magari la pressione di gente che vuole questo, quest'altro, troppo. Che pretende. Deve essere ancora un cazzo tuo, quello. Quello un po', sì. Cioè, ragazzi, non vi piacciono i miei castelli, andate a Gardaland. Esatto. Ma so che rifare Fastidio probabilmente è un lavoro di riscrittura, in qualche maniera, di reinterpretazione e di rilettura, per cui è come fare un disco nuovo, a tutti gli effetti. Perché riprendi in mano un tuo vecchio lavoro e ci devi rimettere testa e mani. Sì. Però ti fa venire voglia di scrivere una cosa del genere? Ti fa venire bisogno di scrivere? Sì, no, io in realtà non ho mai smesso di pensare alla scrittura. Cioè, abbiamo deciso di fare questo progetto perché era il momento giusto, certo. Secondo me, perché il fatto di essere riusciti a mettere di nuovo finalmente le mani su questi strumentali, e ci ho detto no, facciamolo subito. Ma in realtà io penso che parallelamente, se appunto riuscirò a non impazzire, a tenere un piede in troppe scarpe, sto già comunque valutando insieme a Crime la direzione di un nuovo lavoro. Okay. Cioè, vorrei capire dove voglio andare a livello musicale, dove voglio andare a livello di scrittura, perché penso che potrei avere forse ancora un proiettilino da qualche parte da infilare nel mio... Qualcosa da dire. Beh, sì. Questa è una cosa bella anche da sentire. E mi piace il fatto che un po' il tuo filtro con la musica, la tua spalla sulla musica sia sempre Crime. Cioè, persona con cui hai trovato un feeling, secondo il produttore. Assolutamente. Per me, cioè, se lui mi dicesse guarda, domani smetto di fare musica, comunque domani non voglio più lavorare con te, io probabilmente smetterei di fare musica, perché per me è diventata una figura fondamentale, indispensabile e un referente proprio a cui io non posso fare assolutamente meno, live e in studio e anche a livello personale. Certo. Perché cioè, è proprio un amico vero, una persona estremamente sincera, una persona bella. Estremamente bella. Ed è la tua unica interfaccia con il mondo della musica? Sì. O hai altri amici che ti piacerebbe avere sui dischi? No, compagni ne ho, dal vivo. Ne ho diversi e ne avrò. Se adesso capiamo come muoverci in questo nuovo progetto, che però appunto sarà... se ne parlerà fra un po', prima vogliamo poi esplorare questo progetto di Fastidio. Sicuramente vorrei avere vorrei intraprendere più un discorso un po' più corale, cioè chiamare un po' di persone di cui ho molta stima professionale e artistica e cercare di coinvolgerli. Bene, allora speriamo di rivederci con un po' più di musica nuova. E che è un augurio, ma non so fino a che punto lo è, visto quello che ci hai detto, diciamo. Però ci speriamo, ecco, e di rivederti presto in sella anche. Ah, quello appena si torna sopra i 10 gradi, guarda, fino a due settimane e mezzo fa stavo ancora in moto, ma tant'è che l'ultimo giro mi ha fatto venire una specie di bronchite. E ho deciso che sì, d'inverno. Io ho sempre girato d'inverno, cioè sono andato in giro anche con la neve, come un coglione. Però adesso non posso, cioè se devo anche a febbraio, un palco, non mi posso conciare i polmoni col freddo. Però insomma, ti ho detto, 3 settimane nemmeno fa ero in cima al Cimone, che c'era 4 gradi. E cominci a non sentire più le mani e quindi freni la frizione. Esatto. Quindi da febbraio ci vediamo. Da febbraio parte questa cosa e... Io ce la mandi buona. Certo, finger crossed. Grazie mille, Caos. Sarà sempre un piacere.
Ciao raghi.